la fai? No, è proprio... La nostra Luciana Littizzetto! Luciani! Guarda che rapidità! Ciao! Tesserata! Hai visto? Che roba! Che roba, eh? Che roba, ne? Ah, te la sei sputolata, sta giacca, che dal video sembra che pum! Mi sono ingrassato di un chilo, mi ha detto cracco. No, un chilo, buonanotte, te l'ho detto, c'hai la pancia come la Ferragni, dai! Oh, ma che bella seratona, Hai visto? Anche che bei capelli, Bono! Ma che capelli ha, Bono? Ma tu noti delle cose? Noto delle cose? Pel di carota improvvisamente, no? Siediti. Hai gli stessi capelli di Arbore? Siediti. Dove? Sulla sedia, dove? Ma chissà? Cosa sta succedendo? Fai gesti così, siediti, non capisco. No, faccio un gesto così per dire che qui è tutto spento. Anche qui è tutto spento. Ah, poi ho visto Grasso. Sì, beh, hai visto la trasmissione, Luciana? Non lo dice come se fosse che lei ma a casa... No, che ha presentato questo nuovo partito di sinistra. Meno male, perché ce n'era proprio bisogno. Sì, non bastavano. Ma guarda, sai che... Noi ospitiamo tutti. Noi ospitiamo tutti. Io la notte mi sveglio e dico, ma quando è che fanno un altro partito di sinistra? Tu devi dormire. Non ne posso fare a meno. Tu devi dormire. Comunque questo partito ho capito che si chiama Liberi Uguali. Già una cosa che hai capito, sì, bravo. Sì. Che sembra, posso dire? No. Il nome di un assorbente. Ma non è vero. Ma Liberté, Égalité, quello è la rivoluzione francese. Liberté, Égalité. Ma dai, è uguale. Liberi e uguali, con ali, senza ali. Dai! Scusate. Col filtrante ricamo. Su, ma no, dire sciocchezze. Allora, no, però guarda che è difficile trovare un nome per un partito. Lo so, certo. Infatti, poteva essere Liberi e Grassi, che così c'era anche dentro il nome del capo fondatore. Oppure Grasso che cola, che dava l'idea dell'abbondanza. Poi siccome dentro ci sono Speranza e Fava, la fava della speranza. Basta! Scusatela, lei proprio sui nomi ha un'attrazione irresistibile. Oppure vai sul classico, il Grasso, il Pippo, il cattivo, dove Grasso, Grasso, Pippo e Civati, il cattivo è D'Alema. Vabbè. Se no devi andare sulle sigle normali. Cioè? Per esempio SSM, sinistra più a sinistra dei Mancini. Oppure PDSR, Partito Democratico senza Renzi. A me piacerebbe anche molto... No, do delle idee perché da domani ci sarà un altro partito, sicuramente. Democratic Karma poteva essere. Sai che dopo viene Gabbani, eh? Appunto. Sai che tra poco arriva una serata stasera. Una seratona. Se no, altra possibilità. A me piacerebbe molto Circo Orfini. Vabbè. Oppure Ma Pippo Civati non lo sa. E per quelli invece di sinistra più Revolution c'era Guevara. E quello spacca. Per fortuna non tocca. Sai che io ho letto Hai visto come felice è Filippa? Filippoide. Ha vinto! Sì, ma poi a parte quello, secondo me... Infatti è più di là che di qua, guardala. La battuta è come un tappeto, Come Ma bastava dire tre mesi Ma sei tu che mi facevi dire questa bastava roba. Bastava dire qua, tre mesi di assenza. Bastava dire una roba tre mesi di assenza. Generica, tu invece subito... È malevola. Però dai, com'è andata? Vabbè. Tutto a posto. Bene. Come la carta scoppiettina. Bene, andiamo avanti. Andiamo. No, ma l'hai visto quando gli hanno detto che aveva vinto lui? Ha cominciato a correre per il palco, sembrava la scimmia di Gabbani. No, ma veramente. No, che poi, forse tu non sai perché sei in onda in contemporanea, ma... Attenta. Ma tu questo però mi fa capire che tu non guardi me, guardavi... No, guardo anche te, che è sfinito. Ecco. Domani sera ci siamo. Domani sera ci sei, vuoi dire chi c'è domani sera? Dopo te lo dico, vuoi sapere adesso te lo dico. Dai. Tu intanto di tutto. E no, perché... sai che cosa dovresti fare? Anche tagliarti un po' i capelli, Grazie, sì. Sì.
Allora? Vuoi sapere chi c'è domani sera? Allora, domani sera ci sono Maurizio Crozza, Fabio De Luigi, Antonio Cabrini, Lino Banfi, Alfonso Signorini, Gabriel Garco, Ugo Pagliai, Simone Salvini e Letizia Paternoster. Tanta roba! Allora, ti dicevo, sì, come è stato annunciato il fatto che lui era vincitore? Sì. No, che la Hilary Brasi l'ha fatto brasare per un bel po', sì, Hilary Brasi, e poi si è messa davanti a lui, le è saltato addosso e l'ha baciato. Ma Filippa. Sì, ma limone duro, ma no, vero? Ho detto, ma povera Filippa! Ma anche povero Totti, scusa! Anche! Certo! Ma poi sai, Hilary Brasi... 12 sei accontato lei! Sì, sì, ho contato. 12 secondi? No, ma perché poi Hilary Brasi non ha le labbra come le mie, che sono... un filo di erba cipollina, un micantino della... Non è vero, hai delle belle labbra! Hilary Brasi ha delle labbra che è in grado di chiudere ermeticamente il cratere di un vulcano, Flap, così non si staccava più, io friggevo, guarda, sì, adesso Filippa, per piacere, adesso prendi il telefonino, la sua rubrica, cancelli tutti i numeri, Aida Jespica, la Delelis, tutta sta gente qua. No, ma sai cosa vengo a fare? A baciare Fabio. Luciana! Ma... Filippa! E non ero previsto! Filippa, guarda! Ma erano solo 6 secondi! Filippa, a me era già capitato di baciare Luciana a Sanremo. Lo so, non devo è la Devo dire che cosa. Questa sera è stato molto diverso. Oh, povero me! Dentro Roberto Bolle! E che cavolo! Mamma, Roberto Bolle! Che bravo, Avevo paura che mi chiamasse perché ho detto quella mi tira di nuovo su. Sì, perché l'altra volta ti ha sollevato. Mi ha spaccato due cose. Mi ha inclinato due cose. Eh sì, perché le ballerine quando le tira su fanno tutto così. Sì. Sì, lei l'ultima volta che ha fatto ginnastica era in seconda media, quindi... No, faccio Pilates. Fai Pilates, sì. Comunque l'ho visto, sia lui che l'altro, lascia stare. Poi coi collant bianchi, i collant bianchi stanno male a tutti. Stanno bene solo a Roberto Bolle. Altro che la morte del cigno, ma che... Vabbè, vai, è tutto vivissimo. Allora... Andiamo avanti. Ma hai visto? Una roba che balla e dici, mamma mia, ma cos'è quella roba lì? Un grappolo di uva reggina. E basta, Luciana, su a quest'ora. Ma che quest'ora? Sono le 11. Ne manca 20. Che cavolo, 11 me lo guardo. Sono le 10:40. Appunto. C'è appena stato il carosello, io c'ho i bambini. Ma che cosa? Si può dire adesso, siamo in terza serata. Ma che terza siamo? No, ma senti, no, dai, e poi? Poi lui balla e quella roba lì rimane fissa. Un blocco motore, cioè, bene inalienabile. Su, tra poco vi... Apro il pacco numero 10, Roberto Bolle. Tra poco, ho lo scrittore italiano più letto in Italia. Quindi, chi è? Datti un contegno, è Fabio Volo, quindi datti un contegno. Datti un contegno.